grazie mille. È un intervento velocissimo. Quello che vi voglio raccontare in questi pochi minuti è un po' come fare una cosa pratica. Se possibile, cercare di fare in modo di farla nel modo migliore, nel modo più comodo. Quindi vediamo come provare a tradurre un tema o un plugin all'interno del nostro sito e, se possibile, di farlo una volta per tutte e di non pensarci più. Il nostro problema quale potrebbe essere? Abbiamo il nostro sito, carino, abbiamo curato i contenuti, tutto a posto. E però c'è quella notina storta, tipo sotto l'articolo vi trovate leave a comment, login, logout, oppure older post, newer post. Quindi voi se siete un po' precisetti, o magari peggio il cliente che è un po' precisetti, e diceva no, bellissimo, però sta cosina qui non è che riusciamo a sistemarla, che andiamo in cerca di soluzioni, nessun problema. Soluzione numero uno, LocoTranslate. LocoTranslate è un plugin che voi installate e che vi permette di tradurre i temi e i plugin che avete all'interno della vostra installazione. Wow, perfetto. Che facciamo? Installo e attivo il plugin. E a questo punto nell'interfaccia del plugin vedrò tutti i temi e i plugin che ho a mia volta installati. Scelgo quello che mi interessa, in questo caso un tema a gamma, lo seleziono e a questo punto mi viene chiesto di fare alcune scelte, poche. In quale lingua sto andando a tradurre? Per esempio nel nostro caso dall'inglese all'italiano. E poi, questo invece è importantissimo, mi viene chiesto dove mettere la mia traduzione, perché l'impostazione predefinita prevede che questa traduzione vada all'interno della cartella del mio tema, del mio plugin. Funziona benissimo, fino al prossimo aggiornamento, perché a quel punto viene sovrascritto dai file dell'aggiornamento e la salutate. Se non avete fatto, non vi siete accorti questa cosa, ve lo ritrovate o magari peggio ve lo fanno notare. Quindi assolutamente consiglio, quando vi viene chiesto di scegliere dove mettere la traduzione, scegliete percorso personalizzato. Fatte queste prime scelte, abbiamo l'interfaccia di traduzione vera e propria delle stringhe. Abbiamo tutte le stringhe lì sopra, una sotto l'altra, e man mano ne vado a scegliere una, ho il doppio box, quello della versione originale, in questo caso in generale in inglese, e sotto lo spazio per mettere la mia traduzione italiana. Fatto questo, c'è un pulsantino salva, finito, problema risolto. Ok, vediamo meglio però. Innanzitutto una cosa, potete tradurre anche solo una parte, ad esempio solo le stringhe che vi interessano nel front-end, e questo vi permetterà di fare l'aggiornamento. Però abbiamo dei ma. Innanzitutto vale solo per questo sito. Mettiamo che questo sia il mio tema preferito, quello che personalizzo per tutti i clienti e che uso tantissimo. Vuol dire che io ogni volta che sono lì, su ogni singolo sito devo ricordarmi quali stringhe ho tradotto o comunque farmi un'esportazione, una reimportazione, stare attenti agli aggiornamenti, tutto quanto. E appunto la seconda cosa, se non stiamo un po' attenti e facciamo solo avanti, 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 rischiamo che al primo aggiornamento ci salti tutto. Quindi abbiamo una soluzione 2. Possiamo andare su translate.wordpress.org e tradurre una volta per sempre. Di più, la traduzione di temi e plugin fatta su Translate varrà su tutti i siti miei e anche di altri. È un modo per restituire, il famoso give back della community del software open source. E poi, che va a beneficio mio, e vabbè, anche degli altri, resta. Una volta che è tradotto lì, non è che con un aggiornamento se ne va. Le traduzioni fatte lì sono quelle che vi trovate quando installate qualcosa, un tema, un plugin, e ha già le stringhe in italiano, è perché sono lì. Quindi, da qui, siamo a posto. Vediamo come si fa, perché vediamo se riesco a darvi due dritte in modo che questa cosa fili più liscia possibile. Innanzitutto serve un account su wordpress.org, altrimenti non è possibile proporre le stringhe. Vado sul sito di translate.wordpress.org, seleziono la mia lingua e poi vado a selezionare il progetto che voglio tradurre. Quando seleziono un progetto,
vedrete che abbiamo, e ho preso sempre lo stesso tema, mi dice tema 131 tradotte e 584 invece stringhe non tradotte. Qui c'è una cosa che non ho detto, non si vede la percentuale di dove, fin dove è arrivata la traduzione fino adesso. La traduzione entra automaticamente su tutti i siti, nel sistema degli aggiornamenti e tutto quanto, quando arriva al 90%, quindi capite che queste 131 stringhe non sono sufficienti nel momento in cui ne ho 584 non tradotte, ma qui ci arriviamo tra un attimo. L'interfaccia è abbastanza simile a quella di prima, c'è l'elenco delle stringhe, quando voi fate dettagli avete lo spazio per inserire la traduzione e poi c'è save. Ah, vabbè, allora tutto sommato somiglia a quella di prima. E poi, perché vi accorgerete che se fate questa cosa, il vostro tema, il vostro plugin, non si traducono nel vostro sito. Questo perché vi potete immaginare benissimo la ragione per la quale le traduzioni che voi, che potreste essere chiunque, inserite, non vanno automaticamente nel sistema. Ci vuole un minimo di garanzia di che cosa viene scritto. Ecco perché ci sono dei traduttori esperti che devono verificare le vostre traduzioni e approvarle. E perché queste traduzioni vengano approvate, vi consiglio però di andare a leggere quali sono le regole per tradurre, perché ci sono, vabbè, ovviamente le regole della lingua italiana, ma anche alcune convenzioni che come community italiana ci siamo dati, in modo che tutti i temi plugin vengano tradotti nello stesso modo. Vi faccio un esempio per tutti. Post. Post nella versione italiana di WordPress è articolo. E quello che ci aspettiamo è che tutti i temi e i plugin vengano chiamati nello stesso modo. Quindi se voi mi fate una traduzione dove traducete nuovo post, chiaramente quella verrà scartata. Un'altra cosa. Purtroppo non esiste un sistema di notifica quando qualcuno viene a tradurre, quindi la coda delle traduzioni accumulate in anni da controllare non vi sto a dire quanto è lunga. Chi fa questa cosa? Il gruppo dei traduttori, che all'interno della community italiana si chiama Polyglots. Quindi in particolare nella community italiana siamo un gruppettino e possiamo andare a fare questo lavoro, ma appunto c'è tantissimo lavoro arretrato. Il consiglio è quello di contattarci, preferibilmente tramite Slack, oppure anche facendo un post su it.wordpress.org per segnalare il lavoro che avete fatto. Per quanto riguarda appunto le regole, vi ho detto qualcosa, un'altra cosa che non ho messo nelle slide, vi ho detto la traduzione in automatico compare in tutti i siti solo se arriva al 90%, ma esiste un plugin che si chiama Force Update Translations che effettivamente vi permette di caricare le traduzioni anche se non sono ancora arrivate al 90%. Quindi spero di avervi dato qualche dritta che può essere interessante, e l'argomento ovviamente è più ampio, questo era un talk molto veloce. C'è invece più tardi Alice in track 1, sempre questa, perfetto, che vi parlerà in maniera sicuramente molto più approfondita della traduzione, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche allargando un pochino il concetto. E io appunto spero di aver detto qualcosa che possa essere utile e vi ringrazio. Grazie.